Benvenuti, benvenuti alla puntata di oggi di Stampa e Vangelo. Riprendiamo dunque gli appuntamenti quotidiani con eh, il popolo della Famiglia TV, con eh, la trasmissione con cui abbiamo lavorato per eh, un periodo, diciamo, molto lungo, perché noi cominciamo con Stampa e Vangelo addirittura ad agosto del 2016, ricordate subito dopo l'inizio dell'avventura del popolo e della famiglia e adesso siamo qui a fare la prima puntata diciamo dopo la, um, la vicenda delle elezioni politiche e partiamo dal Vangelo di oggi perché secondo me il Vangelo che ci dice molto anche sul futuro del nostro movimento. È il Vangelo di Giovanni, ci siamo lasciati leggendo prevalentemente il Vangelo di Marco, ora siamo in tempo quaresimale, e il Vangelo di oggi è, è, è il Vangelo di Giovanni. Siamo nel quarto capitolo, eh, 43-54 i eh, versetti, e allora leggo con voi. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per andare in Galilea, ma egli stesso aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella sua patria. Quando però giunse in Galilea i Galilei lo accolsero con gioia, poiché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa, anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Gesù gli disse, se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Ma il funzionario del re insistette, Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli rispose, Va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i servi a dirgli: Tuo figlio vive. Si informò poi che, a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto: Tuo figlio vive. E credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo miracolo che Gesù fece tornando dalla Giudea. In Galilea, questo è la parola del Signore di oggi, ci racconta insomma come questo bambino sia sofferente, affaticato, febbricitante, ma la parola di Gesù lo guarisce, è la fede che guarisce dunque anche noi con i nostri segni, le nostre cicatrici addosso, la nostra battaglia combattuta, buona battaglia combattuta. Eh, con le nostre ferite addosso, le nostre cicatrici, guardando alla fede che abbiamo e alla parola del Signore, sappiamo che viviamo, sì, nostro figlio vive, il nostro piccolo figlio che ieri ha compiuto due anni, ieri proprio è stato il giorno del compleanno di eh, Popolo della Famiglia, 11 marzo, siamo entrati oggi nel terzo anno di età, ebbene sì. Il nostro piccolo figlio vive grazie alla fede di tutti noi, alla fede di 219.535 italiani che a questo piccolo bambino hanno voluto bene e hanno dato il loro voto. È la ultima volta che oggi vedete lo sfondo col simbolo del popolo la famiglia e la parola l'alternativa c'è. Il nostro slogan, perché oggi è il giorno, insomma, appunto di eh, di somma di questo lavoro fatto: il famoso 0,7%, ehm, alcuni fanno ironie. Altri dicono è stato un grande risultato. Sapete che Aldo Cazzullo sul quella della sera ci ha segnato addirittura un 8 in pagella. c'era anche un'intervista. Anzi, un video interessante del professor De Mattei, che è interessante per una questione sola. De Mattei è uno che ha sempre avuto in odio il sottoscritto. e... Ehm, e di conseguenza il popolo della famiglia, ma facendo un'analisi oggettiva dei dati non può che definire positivo, definisce un pareggio il risultato ottenuto alle elezioni. Io sono grato al professor Di Matte De Mattei per il suo eh, video e anche per l'onestà intellettuale con cui ha guardato al risultato del popolo della famiglia. che È un risultato eh, inferiore alle aspettative perché noi siamo sinceri con noi stessi, ci aspettavamo qualcosa in più. Ma alcuni fattori oggettivi, un'altissima affluenza che non era prevedibile, si votava in un giorno solo invece che in due giorni, quindi tutti i sondaggisti dicevano che l'affluenza sarebbe stata molto più bassa, alcuni dati che ci sono stati dati dai sondaggi, ma i sondaggi lo dicevo anche durante la campagna elettorale, attenzione sono come oroscopi, eh? non... infatti trovatemi un sondaggio che dava il 5 Stelle al 33 e il PD al 18 non ce n'è neanche uno, Hanno sbagliato i sondaggi per 7-8 punti per ogni partito e purtroppo quello che riguardava noi, il più benevolo, devo dire la verità, è stato ciccato di 1-2 punti, ma dato che gli altri sono stati ciccati di 7-8, è normale che possa esserci stato questo fraintendimento. Ovviamente chi è in battaglia tende a sperare, a pensare che il dato che viene concesso, diciamo così, dai, ehm, dai sondaggisti sia il migliore possibile, poi in realtà ah, è andata diversamente. Ma comunque sono 219.535 persone, molte persone. ho detto per tutta la campagna elettorale che se i voti sarebbero stati contati in centinaia di migliaia avremmo avuto il nostro oh, risultato, diciamo così, che ci invita ad andare avanti. Franco Canale indica uno dei problemi, la poca visibilità in tv. I problemi sono di tre ordini, lo dobbiamo dire subito, l'analisi politica del voto è molto chiara. Esistono tre ordini di problemi. Il primo problema è i denari, il vero grande problema. Cioè noi abbiamo combattuto a mani nude, abbiamo combattuto addossandoci, abbiamo combattuto con i soldi che ho messo a disposizione, ma di fatto... Pensate a quello che ha speso Emma Bonino, che trovavate in ogni stazione d'Italia con i mega poster di 10 metri. che Il la giorno delle elezioni si era comprata la paginata sui giornali, su tutti i giornali nazionali. Ogni pagina di quella costa 100.000 euro minimo. Sto parlando di costo medio. Una campagna elettorale sarà costata 10 milioni di euro. Noi abbiamo speso un centesimo di quella cifra. Emma Bonino ha preso poco più del 2, noi abbiamo preso. 1.07 che è un parametrabile considerando che il nostro simbolo non lo conosceva nessuno e che come dice bene questo nostro amico in diretta gli spazi di comunicazione sono stati azzerati letteralmente azzerati l'abbonino ha avuto tutte le televisioni al proprio diciamo così sono inginocchiate davanti a lei oltre a tutta la campagna di comunicazione oltre ai soldi di George Soros e ha preso il 2% noi abbiamo preso 200 19.535 voti è un, uh, un limite strutturale e dunque la mancanza di denaro, e questo è senza dubbio. Salutiamo Enzo che dice: Ti di sei pettinato con una bomba a mano. Ci tenevo che la prima puntata di Stampa e Vangelo dopo le elezioni fosse una puntata in cui la, diciamo, i nostri telespettatori fossero a loro agio, trovandomi spettinato. Se andassi pettinato la prima puntata, non sarebbe giusto. Insomma. Francesca Patuzzi dice giustamente, noi siamo andati a prenderci i voti uno ad uno, esattamente quello che abbiamo fatto. Si è connesso anche Alessandro Capriccioli, che tra l'altro è l'unico eletto della lista Bonino alla Regione Lazio, gli facciamo le congratulazioni e bocca al lupo. Il nostro candidato alla Regione si chiama Sergio Pirozzi, è stato eletto anche lui, gli diciamo con chiarezza... Che non accetteremo alcun accordo con Zingaretti, questo è chiaro. Il popolo della famiglia è totalmente contrario a qualsiasi idea di accordo con eh, il centrosinistra. Poi ovviamente Sergio Pirozzi non è il popolo della famiglia. Sicuramente se avessimo eletto esponenti del popolo della famiglia, ringrazio eh, Caratelli e anche mia figlia che sono arrivati terzi e quarti a Roma Città, una bellissima performance eh, con oltre mille preferenze ciascuno, un lavoro importante sulla città di Roma il terzo e quarto posto in città è stato davvero incoraggiante nono posto e decimo posto a livello complessivo della provincia insomma un gran bel risultato grazie a chi si è sforzato anche sulle regionali del Lazio 219.535 fatemi citare anche due episodi straordinari perché sono di due persone che non si erano mai candidate, non hanno mai fatto politica Maria Donatiello a Bisaccia ha toccato il record storico del popolo della famiglia, Fatemelo, fatemi salutare, Maria ha ottenuto a Bisaccia, provincia di Avellino, territorio, diciamo così come sapete, dominato da alcuni RAS della Prima Repubblica, eh, un voto appena in meno del primo votato che era quello del PD ha preso il 24,8%, 24,8%. A Bisaccia, provincia d'Avellino, ed è il record assoluto del popolo della famiglia: 24,8%. Una donna, una mamma di famiglia, un professionista perché è anche un avvocato che coraggiosamente si è speso per la prima volta per il popolo della famiglia e ha ottenuto un risultato straordinario in una regione del sud difficilissima. Ripeto: a Bisaccia di Avellino, il suo comune, 24,8% per Maria Donatiello. E dunque alle prossime amministrative di Avellino, che appunto si vota a giugno ad Avellino, abbiamo, come dire, la candidata per il territorio. Altro risultato straordinario eh, che voglio sottolineare, a Budoni in Sardegna, alla Sardegna sono particolarmente legato perché ero candidato capolista, in Sardegna ehm, abbiamo ottenuto il 10,2%. Eh, a Budoni anche si eh, vota il, eh, a giugno, quindi grazie a Tiziano eh, Maccioni che si è candidato al collegio uninominale e ha portato a casa il 10,2%, ehm, poiché noi avevamo insomma, già dei risultati abbastanza belli, incoraggianti, Riolo col 14,3, vedo che è arrivato Mauro Turrini. Ora prendiamoci Imola. Infatti ci candidiamo a Imola. Ehm, abbiamo con nettezza scelto Goito come territorio. Troviamo il record precedente che era il 14,8%, nel profondo nord. Stavolta il record del popolo e famiglia si sposta nel profondo sud appunto a Bisaccia, provincia d'Avellino col 24,8% del. Ehm, del totale dei voti avevamo Avola quindi noi abbiamo delle roccaforti in giro per l'italia straordinario risultato eh, di Verona Federica Lustissimi fa la domanda giusta se questi voti sono così pochi perché la destra continua a rimproverare il popolo della famiglia di aver disperso i voti forse perché tanto insignificanti non sono esattamente allora signori se tutti stanno parlando ormai sono passati otto giorni dai risultati elettorali e ancora si concentrano tutti a discutere di quanti voti ha peso il popolo della famiglia. Quello che dovrebbe fare il popolo della famiglia? Sappiamo tutti, sappiate tutti, che il popolo della famiglia va avanti perché 219.535 persone sono un patrimonio che non disperderemo e subito aumenteremo e cercheremo di risolvere il nostro deficit strutturale abbiamo detto economia, abbiamo poche, eh, poche risorse economiche cerchiamo di aumentarle come? come fanno tutte le associazioni con le iscrizioni al movimento politico www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora è il luogo il luogo del nostro marketplace dunque nel marketplace si può fare l'iscrizione al... Movimento politico Popolo della Famiglia e iscrivendoci già diamo un po' di sostegno al popolo della Famiglia. Poi magari possiamo abbonarci al, al quotidiano per avere tutti i giorni le informazioni, è l'unico quotidiano che parla tutti i giorni del popolo della Famiglia. Possiamo fare insomma le azioni che fa un qualsiasi movimento politico. Noi abbiamo, lo diciamo la verità, anche molti che siete connessi in questo momento a Stampa e Vangelo. Siete militanti del popolo della famiglia, non siete iscritti al popolo della famiglia perché nessuno vi ha mai chiesto neanche la tessera, neanche per candidarvi. Pensate, vi abbiamo chiesto la tessera del 2018. C'erano partiti che chiedevano 30.000 euro per ogni candidato. Noi abbiamo scelto di eh, lasciare liberi i candidati di scegliere se, se iscriversi o no al movimento, però forse ora è il momento di iscriversi al popolo della famiglia, basta andare su www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora e fare quel piccolo gesto banale quando ci si sente parte di una comunità di iscriversi alla comunità stessa con 10 centesimi al giorno, insomma neanche, insomma, persino meno quindi iscrivetevi e fate iscrivere le persone al popolo della famiglia perché questa è la prima necessità che abbiamo eh, altrimenti la Bonino avrà sempre i suoi 10 milioni di euro e noi continueremo sempre a fare eh, le campagne elettorali con l'autodassazione, ovviamente con i limiti che ciò comporta, poi c'è il limite organizzativo ovviamente che abbiamo avuto, noi non eravamo capillari proprio su tutto, tutto il territorio nazionale, ci siamo presentati in tutto il territorio nazionale ma avremmo dovuto avere, come dire una capillarità alla bisaccia, una capillarità alla budoni, con quel tipo di capillarità, cioè con candidati che in ogni singolo comune fossero riconoscibili e capaci di raccogliere consenso, pensate che, che risultato avremmo potuto avere eh, se Maria Donatiello alla sua prima esperienza e Tiziano Maccioni alla sua prima esperienza hanno preso il 24,8% o il 10,2%. Abbiamo avuto un risultato evidentemente straordinario in alcuni punti e purtroppo molto, molto, molto negativo in alcune aree del paese che non ci conoscevano. Qual è la soluzione? È Addensare, addensare la, um, uh, la presenza territoriale e in questo le elezioni amministrative sono un grande aiuto, cioè fare le liste. Significa addensare presenza organizzativa. Pensate che in questa tornata amministrativa, questa che si presenta proprio a fine giugno, a fine maggio, inizio giugno, ci sono 800 comuni che vanno al voto. Noi dobbiamo cercare di essere presenti in più comuni possibili. Ricordo peraltro che i comuni sotto i mille abitanti non hanno neanche bisogno delle firme per presentarsi. Quindi uno va lì, presenta la lista e comunque raccoglie qualche voto, magari elegge qualche consigliere. Comunale. e con questo si fa un risultato di densità sul territorio che è stata quella che ci è mancata in termini organizzativi in, questo, uh, in questa tornata elettorale. Ma è normale quello che voglio dire a tutti, ragazzi siamo giovani, siamo giovani, abbiamo compiuto ieri due anni, ci siamo incamminati ieri per la prima volta su un percorso così complesso come quella dell'elezione politica nazionale, abbiamo fatto un risultato superiore a tantissime prime volte. Ripeto, prime volte che sono accadute ehm, nel, nel, nel recente passato eh, dalla da Lega o la prima volta il 5 Stelle qui a Roma ha preso l'1%. Poi adesso ha preso eh, a Roma più del 40, nel sud il 47%. Corrado, Salonia fa una, disposta, pone una questione giusta da soli o anche in coalizione. Noi alle amministrative ci siamo presentati sempre con formule variabili, da soli dove possiamo presentarci da soli, in coalizione dove possiamo presentarci in coalizione, in una dimensione coalizionale che sta sui nostri valori e non è un cedimento dal punto di vista appunto dell'onestà intellettuale, fermo restando, ma lo dice lo stesso Corrado, che ci si presenta sempre con il nostro simbolo, sempre. La priorità è presentare il simbolo, ma noi fin dal 2016 abbiamo fatto passaggi politici di intese che erano finalizzate a cosa? A ottenere eletti. E infatti abbiamo già decine, decine no, 16 per la precisione eletti sul territorio nazionale che in questa tornata amministrativa vogliamo vedere duplicare, triplicare, sperando di avere risultati. Ehm, importanti e significativi. Dobbiamo costruire le condizioni per questa crescita, eh, condizioni eh, che stanno nel nostro, eh, nella nostra capacità di essere evidenti, di essere visibili. E allora qui entriamo nella vicenda di Ballando con le Stelle, che è una vicenda minimale, che chiamiamolo sub. Insomma, sia chiaro a tutti: non è il core business del nostro lavoro fare polemica su un programma televisivo. Perché l'abbiamo fatto in maniera così veemente? Perché, siccome se il nostro simbolo, lo vedete lì che c'è scritto, no? No gender nelle scuole. Lo leggete al contrario. Ma capite, sapete bene che noi abbiamo nel simbolo quella scritta. Noi siamo contrari all'ideologia gender nelle scuole. Perché? Perché non vogliamo che siano influenzati i bambini da un'ideologia che consideriamo contraria al vero, è un'ideologia sostenuta da una lobby che noi contrastiamo. Bene, nella prima serata televisiva su Rai 1, che fa milioni e milioni di ascoltatori, molti purtroppo sono anche bambini, c'è un programma che si è messo in testa di fare ideologia gender, ma non perché lo dice Maria Dinolfi, eh? ma perché il giurato Guglielmo Mariotto, portando qua una medaglia grossa così, della uh, Vergine di Guadalupe e la provocazione era francamente insostenibile, lo ha detto più volte, questa è l'edizione del programma in cui noi faremo ideologia gender, in cui il ballerino maschio avrà i capelli lunghi e riccioloni e sembrerà la Brigliatori e il ballerino femmina sembrerà un maschio e ancora di più faremo ballare due maschi, c'è un'opinione evidentemente un'opinione Pubblica che davanti a questo doveva reagire perché, se uno fa un programma di prima serata, sabato sera su Rai 1, rivolto a milioni di persone, rivolto alle famiglie con in testa l'ideologia gender, l'opinione pubblica, almeno il pezzo di opinione pubblica che rappresentiamo noi, ha il dovere di reagire. Poiché non ha reagito nessuno, voglio dirlo, fino a qualche anno fa la reazione sarebbe stata della CEI, la CEI avrebbe reagito e detto: Questa cosa è intollerabile. Oggi questo ruolo viene svolto dal popolo della famiglia, purtroppo lo dico, eh? purtroppo se ci fossero altre condizioni, e questo vale proprio in generale, non ci sarebbe bisogno non del nostro intervento su Ballando con le Stelle, non ci sarebbe bisogno del popolo della famiglia. Ma poiché le condizioni sono queste e ci vuole coraggio per schierarsi contro Rai 1. Contro Billy Carlucci, contro il direttore di Raiuno, contro tutti i giornali e anche contro no, gli opinionisti di moda. Selvaggia Lucarelli ha preso, ci ha rivolto un insulto. Non ha voluto ragionare, non ha fatto una discussione. Ha preso, ha scritto una parola di insulto. Esplicita contro di noi. Perché quando tu porti gli argomenti, le persone, lo sapete, sui nostri argomenti non riescono ad avere altri argomenti. E allora usano l'insulto. È un po' la, la, il tempo della, politico che stiamo vivendo. Alla fine, su quell'insulto, lo stesso insulto, Beppe Grillo ha costruito le sue fortune e porta Luigi Di Maio alle soglie di Palazzo Chigi. Con quell'insulto, non con il ragionamento. Allora, in un tempo in cui la logica, il ragionamento, eh, l'evidenza naturale delle cose sono occultate completamente e vinci il rutto perché vinci il rutto alle elezioni come vinci il rutto in televisione c'è cioè chi deve rispondere ostinatamente portando la ragione il ragionamento la riflessione all'interno di un dibattito pubblico siamo pochi parliamo a nome di 219.535 italiani e ce lo prendiamo tutto il diritto di parlare a nome di questi 219.535 italiani. E attraverso questo tipo di meccanismo riusciamo anche a far parlare di noi, perché sicuramente della nostra posizione si è parlato, ovviamente indicandoci al dito, ovviamente insultandoci ulteriormente oltre l'insulto della Lucarelli. Però poi, alla fine i risultati anche di Scher hanno raccontato che Ballando con le stelle è stato preso a schiaffi. Alla trasmissione concorrente su cui sperava di fare record d'ascolto, invece ha finito per perdere di 7 punti. Dunque, il eh, lavoro che noi adesso dobbiamo svolgere è un lavoro conseguente a quell'esempio. L'esempio della vicenda Ballando con le Stelle è stata una mobilitazione di tutto il popolo e la famiglia, ci cioè siamo mobilitati sul terreno della comunicazione politica sul terreno la comunicazione anche sui giornali locali abbiamo avuto una grande risposta da questo punto di vista ovviamente abbiamo avuto gli insulti ecco a Massimiliano Esposito su Gayburg gli eh, insulti a tutti noi possono servire raccomandate la RAI può servire tutto ma l'importante è che vi facciate latori e difensori in una posizione semplicemente di buonsenso non si va in prima serata il sabato su Rai 1 a fare ideologia gender e poiché Guglielmo Mariottolo ha detto esplicitamente che è andato in televisione quel giorno a fare ideologia gender, in più si è messo pure il medaglione della Vergine di Guadalupe. È eh, per farlo in maniera provocatoria, allora davvero non con il mio canone, come dice Tiziano Maccioni, che forse non sa, che abbiamo citato. In lungo e in largo in inizio di trasmissione, diciamo a Tiziano che ha preso il 10,2% a Budoni. Ricordiamocelo: 10,2% a Budoni. Caro Tiziano, ora ci sono le amministrative a Budoni. E noi vogliamo il tuo nome, il nostro simbolo protagonista alle amministrative in provincia di Sassari. Così come faremo, già ho fatto riunioni con Claudio Iacono per il nord dell'Umbria, con, con i Ternani, per i sette comuni Umbri che vanno al voto, ho avuto incontri telefonici e riunioni in viva voce con i trevigiani, perché Treviso pure deve fare lo stesso lavoro con i bresciani, perché a Brescia anche si vota, c'è le regionali in Molise, stiamo facendo un accordo politico in Friuli-Venezia-Giulia per riuscire ad avere degli eletti anche alle regionali in Friuli-Venezia-Giulia, c'è Ivrea c'è Ragusa, c'è Catania ci sono insomma città importantissime piccole città Raffaella Petrarulo dice anche ieri sera le Iene ti hanno preso in giro mi dispiace tanto non dobbiamo dispiacerci ragazzi l'attacco che subiamo ecco anche da una trasmissione come le Iene è un attacco c'è Modica, Siracusa, tantissimi comuni in Sicilia come dice Corrado Salonia l'attacco che subiamo è figlio del fatto che si va in battaglia Signori, quando si va in battaglia non ci si può lamentare che si prenda una spadata, perché nelle cose, quindi l'attacco delle iene ci deve solo far contenti, vuol dire che alle iene hanno una fissazione per noi, dai tempi di jay Axe, dai tempi di Fedez, dai tempi degli insulti, si va in battaglia. Ovviamente il nemico si arma e cerca di farti male e questo è il motivo per cui noi dobbiamo essere sempre più compatti, uniti e a testuggine, senza fare questo, senza fare questo lavoro della unità assoluta, della compattezza assoluta, tendoci magari a fare discussioni tra noi che servono proprio a niente, noi non otteniamo i risultati che dobbiamo ottenere, che ora possono essere figli solo della totale unione e comunione dei resistenti del popolo della famiglia, che andranno avanti. Perderemo qua e là qualcuno che ha i suoi problemi personali. Le sue idiosincrasie o i suoi diciamo così le sue antipatie da dover coltivare, ma noi dovremo andare avanti uniti in comunione a testuggine perché è l'unica maniera con cui possiamo fare la campagna elettorale e amministrativa e dare un futuro a questo movimento e per la verità a questo paese. Sparlate, sparlate, qualcosa resterà, dice Giorgio Veronesi alle iene, e c'ha ragione. Noi siamo sempre in prima linea, non ci curiamo di loro. Guarda e passa, come dice Mauri Brogio. Non vi dico che non lasciano segni gli insulti continui, eh! Perché poi bisogna averci. Io ci metto faccia, nome, cognome, famiglia, moglie, figli. Dunque, gli insulti, poi colpiscono una sola persona che fa da parafulmine per tutti voi. E quando colpiscono, ripeto, nome, faccia, magari famiglia, magari moglie, magari figli è più dura. Ma allo stesso tempo, tutti noi sappiamo che dobbiamo andare avanti a testuggine perché uniti abbiamo l'unica possibilità di vincere e di fare questa traversata nel deserto. Perché è una traversata nel deserto vera, che ha come caratteristiche e premi una terra promessa dove possiamo e dobbiamo arrivare. Perché sicuramente, io lo dico, l'orizzonte dell'unità politica dei cattolici, almeno di quei cattolici che credono nei principi non negoziabili e quindi essenziali è un traguardo che raggiungeremo. Non so quanto lunga sarà la traversata nel deserto, ma la nostra ostinazione farà sì che quel traguardo sia raggiunto. L'unità politica dei cattolici, dei cristianamenti ispirati, delle persone di buona volontà per la difesa dei principi essenziali e quindi non negoziabili. Questo è l'orizzonte politico della nostra azione. Saluto Don Salvatore Vitiello, lo ringrazio. Sarà protagonista della prima Summer Camp del Popolo della Famiglia subito dopo le amministrative. Sapete che con Gianfranco Amato abbiamo un appuntamento il 14 di aprile, dunque tra un mese a Roma a casa tra noi con il Vescovo Giovanni D'Ercole. Abbiamo una mobilitazione da fare per le elezioni amministrative fin dal 22. Eh, di eh, aprile Corrado mi dice non essere troppo autoritario non mostrare segni di prevaricazione io sarò autoritario lo dirò subito, il popolo e la famiglia può camminare solo in una direzione unitaria, quindi in questa fase ci sarà autorità non ho mai assunto questo ruolo adesso lo assumerò quelli che vogliono creare zizzania vanno fuori dalle scatole, abbiamo già espulso due persone che provavano a raccontare di essere Amici del popolo della famiglia, in realtà, sparlavano del popolo e della famiglia e facevano campagna elettorale per la Lega, sono stati espulsi. Non ci sarà alcuno spazio, ripeto, alcuno spazio per chi sparla di fratelli e sorelle. In questa fase si sta uniti e si sta in battaglia e esprimerò da questo punto di vista l'autorità. Poi dopo potete mettere in discussione e decidere che... Non vada bene, diciamo, per il popolo della famiglia si può fare questo e sarò ben lieto di liberarmi di questo fardello il prima possibile. Ho già detto che fino al 2020 lavorerò per il popolo della famiglia come l'Assemblea Costituente ha deciso. E dopo, poiché non è un ergastolo, eh, rimetterò il mio mandato all'Assemblea. Eh, fino al 2020. Questo Movimento andrà avanti governato dal direttivo nazionale, cioè da Gianfranco Amato che è segretario nazionale, da Nicola Di Matteo e dal sottoscritto. In questo momento zizzani e chiacchiere, come dice Mirko De Carli, non servono a niente. Come dice Massimo Pistoia, chi semina zizzania va espulso. Il nostro lavoro è coordinarsi, essere tutti in comunione. Non voglio sentire nessuno Sparlare di un fratello, di una sorella del popolo della famiglia, in particolare di quelli più esposti che hanno fatto la campagna elettorale in queste elezioni. Chi lo fa, va fuori dai coglioni. L'ho scritto esplicitamente, lo ripeto, a voce. Quindi, il nostro lavoro in questo momento è compatti a testuggine per fare cosa? Prendere più forza economica, iscriviamoci a questo movimento. Purtroppo, lo ripeto, alla fine di questa puntata saranno 15.000 quelli che hanno visto questo movimento. Quelli che hanno visto questa puntata. Gli iscritti al movimento sono il 7% eh, di quei 15.000 sono il niente dei 220.000 avessimo i 220.000 iscritti, potremmo tranquillamente fare una campagna elettorale come quella di Emma Bonino, ma non li abbiamo. E allora Mario si è messo i soldi in saccoccia, <ride> le mani in saccoccia e ha risolto il mal di DHL, i manifesti, i due milioni di volantini, ha fatto il teatro, il teatro quello, il teatro quell'altro, mettendosi mano, mano in saccoccia. Eh? Ed è, come sapete, stato piuttosto costoso fare tutto questo, ma l'ho fatto perché è giusto farlo, perché era una campagna elettorale nazionale. Ora cerchiamo di costruire le condizioni di un... Um, percorso che vada ai prossimi traguardi con grande nettezza, chi può, faccia la piccola, il piccolo gesto di iscriversi al popolo della famiglia. Mi sembra il minimo, um, dia una mano per quello che può. Io, comunque, ci darò sempre. Faremo ancora di più eh, anche economicamente se serve per sostenere chi si candiderà alle prossime amministrative, che sono evidentemente un traguardo fondamentale. Ehm, io vi spenderò ancora di più con la quotidianità a fianco di tutti, ho già detto che chiunque abbia bisogno di me anche fisicamente sul territorio avrà me fisicamente sul territorio a suo fianco per la campagna delle amministrative, non mi sono mai risparmiato, non mi risparmierò certo in questa fase, anzi farò molto di più, mi unirò a tutti quei fratelli che vorranno dare battaglia nella formula che i territori decideranno. E qui entro nell'ultima questione relativa al popolo e alla famiglia. Noi non abbiamo dei preconcetti ideologici per cui dobbiamo per forza fare i talebani da soli. Noi siamo andati da soli perché era necessario e politicamente votato dall'Assemblea nazionale andare da soli. Ora dobbiamo fare ancora quel percorso e ribadire il nostro percorso di autonomia. Se sul territorio ci sono condizioni per fare intese, si facciano intese, si facciano intese senza problemi ma devono esserci le condizioni che poniamo noi, noi non subiremo le intese volute dagli altri, per essere chiari, non andiamo col centrodestra, ecco tanto per essere chiari, se però ci sono territori dove è utile e il candidato sindaco al centrodestra esprime i nostri valori e noi possiamo essere condizionanti e ci sono le condizioni politiche, da qui non avrete mai un ostacolo, decidono i territori, abbiamo sempre fatto... Questi sono i luoghi e i territori che prendono le decisioni su come declinare la propria presenza alle elezioni amministrative. Io sono di supporto, farò tutto quello che serve per dare una mano a supporto delle decisioni assunte da livelli territoriali. Se poi ci sono dei dubbi sui livelli territoriali sono pronto anche a dirimere eventuali dubbi e ragionare insieme su come costruire il percorso che va davanti al giudizio dei nostri concittadini alle prossime elezioni. Tutto quello che posso fare a supporto del vostro lavoro è uh, veramente nel mio cuore volerlo fare, dunque lo faremo. Um, non ci siamo risparmiati, come dice Danilo Leonardi, e non ci risparmieremo sicuramente in questa fase. Diamo un... Uh, un ben servito a tutti coloro che vogliono, ripeto, seminare zizzania e diamo un saluto molto caro ai 5-6 che continuano a fare i giapponesi del fuoco amico contro il popolo e la famiglia gli diciamo tutti insieme, sveglia, la campagna elettorale è finita sveglia, è inutile continuate ancora, ancora, ancora a fare gli articoli sul pdf che doveva, eccetera, eccetera sveglia, la campagna elettorale è finita siamo 219.000, siamo il popolo della famiglia, andiamo avanti. Se non vi piacciamo non dovete votarci, non dovete sostenerci, ma noi andiamo avanti. Quindi l'idea che il popolo della famiglia crolli, perché 3-4 fregnoni scrivono di nuovo il centocinquantesimo articolo sullo stesso blog, ridicendo la 150 volta la stessa cosa. È da, da stalker, da persone malate di mente, insomma. lo devi rifare, rifatelo. Ma insomma, sveglia! La campagna elettorale è finita, cari giapponesi. Andiamo avanti perché c'è da fare ora tutto un altro lavoro. E l'orizzonte politico si chiama Unità politica dei cattolici. Ripeto, Unità politica dei cattolici sull'orizzonte uh, dei principi non negoziabili per coloro che ancora credono che esistano i principi non negoziabili poi ho letto anch'io l'analisi di Aleteia che dice che la maggioranza dei cattolici maggioranza assoluta ha votato PD e 5 stelle prendiamo atto anche di questo delle persone che vanno a messa attenzione è eh, lo studio di Aleteia è sulle persone che vanno a messa chi va alla messa settimanale come primi due partiti ha scelto Movimento 5 Stelle e PD allora, noi dobbiamo prendere atto di questo. Eh? Esiste un pezzo di mondo cattolico ormai che posso definire perso alla battaglia politica. Ma noi possiamo costruire le condizioni della unità politica dei cattolici nel lungo periodo, perché ovviamente non accadrà domani, ma attorno ai principi non negoziabili. L'unità dei cattolici, possibile, mi verrebbe da dire. L'unità dei cattolici possibile è l'obiettivo politico del popolo della famiglia, cioè l'unità politica dei cattolici che hanno ancora a cuore i principi essenziali e perciò non negoziabili. Chi vuole tesserarsi, lo ripeto: www.lacrocequotidiano.it/slash abbonarsi-ora. Ripeto www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora. Noi dobbiamo prendere atto, come dice Cecilia Maria Biancarelli, io vado alla messa quotidiana, ho votato Popolo della Famiglia. Dobbiamo prendere atto chi va alla messa settimanale, cioè chi va la domenica a messa in maggioranza ha scelto PD e 5 Stelle. Quindi il nostro percorso è estremamente complesso, è un percorso che conduce però a quel traguardo ripeto, dell'unità politica dei cattolici che credono ai principi essenziali e perciò non negoziabili. Federico Pieroni deve andare, ci manda un abbraccio, dice che ci vuole bene, anche noi vogliamo bene a lui. Dunque, questo percorso, Andrea Caso fa la domanda, supereremo lo sbarramento questa volta? In alcuni comuni sì, come sempre è successo, noi abbiamo superato lo sbarramento in alcuni comuni fin dall'esordio in politica nel 2016 e anche questa volta eleggeremo persone dunque corrado insiste perché lui ha questa cosa della goccia il confronto serve a migliorarsi dovrebbe essere non scontro ma incontro io te lo ripeto corrado così lo ripeti a chi ti manda qui chi parla e sparla di amici del popolo della famiglia facci i nomi, Nicola Di Matteo, Mirko De Carli Angela Ciconte Maria Di Nolfi. chi sparla dei dirigenti del popolo della famiglia non ha cittadinanza nel popolo della famiglia così Corrado, te l'ho detto con chiarezza e lo puoi andare a riferire adesso ci saranno solo nel popolo della famiglia persone unitive, compatte che stanno insieme per gli obiettivi politici chi ha da parlare contro un fratello, tra l'altro un fratello che si espone, o magari più fratelli contemporaneamente, può andare altrove. L'ho detto abbastanza chiaramente? Oppure può decidere che vado via io? Vediamo. Ho l'impressione che si farà quel che dico, perché questo è necessario al bene del popolo e della famiglia. Questo faremo. Noi andremo avanti con le prossime elezioni amministrative. Andremo avanti con questi obiettivi, andremo a fare la guerra con le selvagge Lucarelli, è lì il nostro orizzonte, di, eh, il nostro nemico, va bene? Il nostro nemico, fra virgolette, d'accordo? Quello è il territorio del nostro nemico, di quelli che ci dicono, ormai neanche ci ragionano, ci danno solo gli insulti, lì ci sono dei nemici da battere, accanto ci sono dei fratelli che sbagliano. Noi abbiamo l'obiettivo di unirli tutti e accadrà, prima o poi accadrà: li uniremo tutti in una battaglia unitiva dei cattolici a presidio dei principi non negoziabili. Questo è il nostro progetto politico. Il nostro progetto politico è un progetto politico aperto a tutti, non a caso noi non prevediamo strutture sclerotizzate di partito non facciamo il segretario provinciale, comunale, regionale noi abbiamo dei referenti che sono referenti evidenti e sottolineati abbiamo quelli che fanno il lavoro sul territorio e i galloni si conquistano sul territorio perché chi lavora ha il premio derivante dal consenso che deriva dal lavoro svolto e ovviamente chi ha svolto lavoro e magari in un territorio più difficile ha ottenuto un po' meno, non è che viene scaricato o insultato, viene ringraziato e incoraggiato a fare di più. Questo è il nostro metodo. Noi uniamo tutti, Edoardo dice, per fare cosa? Per far vincere i principi non negoziabili e cambiare le leggi. Cambiare le leggi. E dunque noi questo andremo a fare. A partire dalla tornata amministrativa che è in corso, sapendo che è una traversata nel deserto, è talmente lunga e faticosa che non ci possiamo permettere in alcun modo quello che viene a provocare zizzania. Quindi, siccome dobbiamo fare la traversata nel deserto, durerà anni, lo ripeto, lo ripete Gianfranco Amato. Noi abbiamo preso lo zero, la Lega ha preso lo 0, non mi ricordo quando, per eleggere un consigliere comunale avvarese. Poi alle politiche dell'87, lo zero 49, alle politiche del 2018 ha preso il 17 esprime il candidato premier. Ci ha messo 36 anni. Ora io spero di non metterci 36 anni, anche perché l'ho detto, nel 2020 rimetterò il mandato all'Assemblea nazionale che deciderà come andare avanti. Ma. Il percorso è complicato anche nei tempi più accelerati, il popolo da famiglia il Movimento 5 Stelle nel 2008 prese l'1% a Roma. Ora il Sindaco di Roma prende oltre il 40% dei voti nella città, il 32 a livello nazionale. È un percorso, è una strada molto complessa e molto faticosa, molto difficile. L'affronteremo con questa modalità del partito aperto della conquista dei ruoli sul territorio e quindi il candidato sindaco, i candidati consiglieri, chi raccoglie i consensi, chi raccoglie i voti, che è sicuramente il nostro principale patrimonio, gli eletti, ovviamente chi viene eletto è un patrimonio del movimento, la, grande, la straordinaria, pensate a Nicola Di Matteo che va in Sicilia, prende più dell'1% regionale al primo colpo. Nicola è referente, è, è coordinatore nazionale, è referente per la Sicilia, ha dei rapporti fortissimi, non devo nasconderli con movimenti importanti che hanno corroborato il suo sforzo. E tutto questo è un patrimonio infinito, un patrimonio immenso del popolo e della famiglia. Questo patrimonio noi lo mettiamo a disposizione di tutti per un percorso unitivo che tradurrà la nostra vita, lo voglio dire, la nostra vita in un impegno costante verso quella tensione unitaria che sola potrà produrre il cambio di quelle leggi, perché diciamoci con nettezza diciamocelo con chiarezza, se qualcuno pensa che il prossimo governo, magari di centrodestra con i voti decisivi del PD, toccherà mezzo voto, toccherà mezza riga della legge Cirinnao del, del Biotestamento, non ha capito nulla di politica, è ovvio che non toccheranno nulla delle leggi per cui siamo andati in piazza. Allora a che è servito? A che è servito votarlo? A che è servito votare? se siete venuti in piazza a fare il Family Day? Ma perché avete votato per gente che non toccherà una riga della legge Cirinnà e non toccherà una riga della legge sul biotestamento? Ma me lo spiegate? E questa spiegazione vi assicuro che piano piano diventerà sempre più chiara col tempo. Aspettiamo che formino il governo e vedrete quanti ci verranno a dire ah, mannaggia dovevamo votare il PDF. Pietro Paolo, Paolo Paeglia chiede statuto interno per gli iscritti. C'è uno statuto che è chiaro, c'è un direttivo che decide, composto da Gianfranco Amato, Nicola Di Matteo e Maria Dinolfi. Le decisioni vengono assunte in quel luogo quando devono dirimere qualche controversia, altrimenti le decisioni verranno assunte dagli organismi locali che faranno le loro scelte. Se chiederanno un aiuto al Centro Nazionale, il Centro Nazionale va a dare una mano. I candidati sono i rappresentanti del popolo della famiglia, evidentemente ci sono referenti organizzativi che fanno il lavoro sul territorio. Questa è la nostra modalità statutaria. Chi ne discute ne vuole proporre un'altra, auguri. Questo è ciò che faremo nei prossimi due anni. Nei prossimi due anni l'attività sarà le amministrative, fin da aprile alle regionali, a giugno alle comunali, nel 2019 le elezioni europee, poi vediamo se questa legislatura tiene perché non credo che questa legislatura possa avere un orizzonte che vada molto oltre il 2020. Credo che entro il 2020 rifaremo le politiche e ci sarà di nuovo il popolo della famiglia a intercettare i voti dei delusi perché dopo una legislatura del genere molti saranno delusi. A prendere più, eh, più voti possibile, sicuramente molti di più di Quelli che abbiamo ottenuto il 4 marzo 2018, che non sono pochi, sono solo il nostro passo d'inizio compiuto insieme a 219.535 fratelli. Questo è il modo con cui proseguiremo, faremo tanta formazione. Ci sono i moduli del professor Torriero, ci sono, a supporto. C'è Giuseppe Brienza, ci sarà il Summer Camp. Governato da Don Salvatore Vitiello, abbiamo tanti sacerdoti, adesso anche un vescovo. Gianfranco Amato, il 14 aprile ci vedremo appunto con un vescovo, Giovanni d'Ercole, per fare un percorso anche lì insieme. Come capite, è un percorso, un percorso importante. Eh, Denny La Salvia dice. Non so manco cosa sia il popolo e la famiglia. Voi non rappresentate il contraltare a nulla. Noi rappresentiamo il contraltare che l'abbiamo rappresentato nel caso Ballando con le stelle, ma che è un caso simbolico. Noi siamo il ragionamento contrapposto all'insulto eruttato. E fare ideologia gender di prima serata per ficcarla in testa ai bambini e prendere soldi per gli ideologi del gender è qualcosa che necessita un contraltare. Noi siamo quel contraltare. Noi siamo quel contraltare, quindi se lo ficcasse in testa Denny La Salvia, esiste ancora un contraltare. Non avete rincoglionito tutti, noi non ci siamo rincoglioniti. Il popolo la famiglia potete insultarlo, umiliarlo, irriderlo, ma sta là, e sta là a dire la verità: a dire la verità contro vento, una grattugia sulla pelle delle cazzate che andate raccontando in giro. Dunque, noi faremo questo lavoro. Lo faremo costantemente, con convinzione, non ci piegherete. Siamo in battaglia. Ci stiamo abituando, anche se siamo bravi ragazzi cattolici, a capire che la battaglia è faticosa, a capire che la battaglia lascia segni, a capire che in battaglia ci si va con la spada e non con le carezze. E dunque stiamo facendo, come dice Massimiliano Amato, secondo me con grande lucidità, qualcosa che è politicamente più forte a livello di potenza da paragonare alla vecchia comunione e liberazione mi verrebbe da aggiungere caro massimiliano alla vecchia comunione e liberazione abbiamo numeri di quel genere centinaia di migliaia di militanti siate degni siate degni lo dico questo prima di tutto ai dirigenti del popolo della famiglia siate degni di 219.535 persone che hanno Votato per questo movimento e che noi rappresenteremo in ogni sede, nella sede politica dove ci sarà data condizione di poterlo fare, nella sede mediatica, nella sede culturale e fa decidere anche in sede ecclesiale. Noi 219.535 faremo sentire la nostra voce anche contro. I troll che pullulano come dice vittoria polacci e eh, verranno ma se vengono qua amici miei se vengono su stampe e vangelo se vengono ad ascoltare il lavoro ehm, che svolgiamo quotidianamente in tutta evidenza sentono che qui c'è la centrale del contropensiero è evidente leggete questo Edoardo pegnarrera alessio core li riconoscete subito perché non hanno il coraggio e le palle di firmarsi col nome e cognome. Li riconoscete subito, immediatamente. Se vengono qua è perché in tutta evidenza considerano il popolo e la famiglia l'alternativa all'altro pensiero che loro semplicemente sostengono perché mica lo producono. Li riconoscete dalla firma, ecco un altro fausto fausto. Li riconoscete perché non hanno le palle, fatevelo dire, neanche di firmarsi. Eccolo qua un altro, Luca Ciacca. Neu, nessuno mette il proprio nome, il proprio cognome. Noi siamo fieramente in campo con 219.535 voti, con i nostri nomi, i nostri cognomi, la nostra faccia spettinati in guerra. E allora vedete, ecco un altro. Darci i zogi vedete che sono tutti nickname. Lo notate, non si firmano mai. L'avete notato, non hanno il coraggio, come diceva ben Ezra Pound, se tu non hai il la, coraggio di mettere la tua faccia a sostegno delle tue idee sono due le ipotesi: o le tue idee non valgono niente o non vali niente te. Ed è un bel pensiero. Con ogni probabilità siamo alla sommatoria delle due ipotesi. Io vi ringrazio molto per la um, pazienza con cui avete ascoltato questa diretta di oggi. Condividetela su tutti i vostri profili, ve lo dico subito. Fate la condivisione su tutti i profili. Massimiliano Amaro ha detto giustamente che Lupi e Formigoni darebbero un braccio per avere la metà dei voti che ha il popolo della famiglia ed è. Perfettamente vero, eh, noi abbiamo costruito un livello di consenso molto molto forte, non abbiate paura, dice Ignazio Palazzolo: Bravo Mario perché ci dai voce e compensi la nostra vigliaccheria, non siate intimiditi mai, non vi fate intimidire da nessuno, andate avanti, dritti a fare questo lavoro perché è il nostro lavoro e fatemi dire, la nostra missione. Saluto Massimo dal Dalpasso, ieri protagonista del Popolo la Famiglia sull'Eco di Bergamo, continuate a stare in tutti i percorsi comunicativi locali, a stare nei percorsi comunicativi nazionali, sui social, continuate a infastidire questi 5, 6, 8 troll che vengono e devono stare ad ascoltare noi perché sanno che l'unico contraltare al pensiero unico di cui loro stessi sono vittime è qui, è nel popolo della famiglia. Perché noi, come dice Alessandra Mondelli, siamo i liberi e forti del XXI secolo. Don Salvatore Vitiello dice che nel Vangelo di ieri San Giovanni contrappone... Tenebre e luce, poi genialmente bene e verità, noi siamo con la verità, noi siamo con la verità. Questa lezione di Don Salvatore spero sia al cuore del Summer Camp di 23 e 24 giugno, dovrebbero essere queste le date in cui per la prima volta dormiremo anche insieme, faremo un'esperienza di Summer Camp, nel senso che tutti coloro che parteciperanno dormiranno a Roma e avremo dunque un'ulteriore occasione di confronto e di incontro dopo quella del 14 con eh, Giovanni d'Ercole, con il vescovo Giovanni d'Ercole. Io ehm, vi saluto tutti, Cesare Fanfani dice, devo dire che la nostra forza sta nei nostri valori, in Dio ovviamente, signori, Cesare, non, 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 non farmi fare paragoni imparagonabili, la nostra forza è nella nostra fede, la nostra battaglia è nelle nostre spade ricordatevelo sempre, poi si va in battaglia e si offre a Dio la vittoria se siete capaci di andare in battaglia perché l'ho detto con chiarezza noi non abbiamo detto a noi la partita a Burraco noi abbiamo detto a noi la battaglia a Dio la vittoria da Maria Di Norfi, una buona giornata a tutti